Un importante riconoscimento al sacrificio di mio marito e per la sua memoria principalmente, perché non venga dimenticato. Io credo che possa essere di esempio, perché mio marito ha speso la sua vita per la giustizia, ha indossato un uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle, e credo che nella nostra realtà anche il fatto di un riconoscimento così sia importante, possa essere d'esempio. Il giuramento di mio marito. Io ero a fianco a lui, con mio figlio, e la felicità dei suoi occhi è la prima cosa che mi viene in mente oggi. L'importanza è enorme, noi ci tenevamo moltissimo, sapete che i tempi burocratici non coincidevano con i tempi di questa tragedia. Però c'è stata una grande volontà di tutti, devo dire, del Comune di Napoli, della Polizia di Stato, di tutte le istituzioni. Determinante è stato quello che abbiamo voluto fare per la moglie, per la famiglia, tutta, i figli di Pasquale ed Ettolino. La targa è molto bella e serve a ricordare quello che è accaduto e per non dimenticare, perché le tragedie talvolta si ripetono anche perché ci si dimentica troppo spesso di quello che accade nei nostri luoghi e nelle nostre strade. Quindi è un giorno della memoria forte, con tutta la città qui unita nel ricordo di un poliziotto che ha dato la vita nell'adempimento del suo dovere. Due corone di alloro da parte del sindaco di Napoli e del capo della polizia e una targa in via Tommaso Cornelio, angolo Calata Capodichino. Una cerimonia per ricordare Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato, morto nel tragico speronamento dell'auto di servizio mentre inseguiva un veicolo con a bordo dei rapinatori. Un gesto molto bello questo dell'amministrazione comunale di Napoli, che permette di ricordare in maniera plastica il nostro collega Lino, che qui ha perso la vita, si è sacrificato per tutti. Questo permette di sottolineare come un appartenente alla Polizia di Stato faccia parte della comunità in cui opera e sia figlio della comunità in cui opera. Questo il Comune di Napoli lo ha dimostrato in maniera plastica ponendo questa bellissima targa. Mentre si preparava c'è stata una forte solidarietà da parte delle persone del quartiere che vivono intorno. Questo a mio parere testimonia l'utilità di cose di questo genere, che sembrano o possono sembrare a volte solamente dei ricordi retorici, invece sono segni tangibili di qualcosa che è accaduto e che ogni persona che qui l'ha vissuta direttamente o indirettamente ne coglie il significato, che dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista di tutti i cittadini per bene di Napoli significa testimoniare l'affetto per il grande lavoro che le forze dell'ordine fanno in questo territorio, spesso anche a rischio della propria vita. È un lavoro che rappresenta un patrimonio per tutta la comunità.